sia di minoranza, Ciopa, Vittorio, Testa, Emilio, Di Bello e Gagliardi. Grazie sindaco. Si mette prima i voti a loro. È pure la dichiarazione mia, devo. Prego, prego consigliere. Ancora non avevo dichiarato niente. Ho ascoltato con molta attenzione sia la dichiarazione di Orlandi, che ha espresso in maniera chiara che lui i problemi con il dirigente scolastico se li vede fuori da quest'aula consigliare, se li vede per fatti suoi, e quindi se ha dei problemi, quindi delle offese, delle problematiche, non ha bisogno né del consiglio comunale né di essere consigliere comunale, ma è un genitore che difende se stesso e i propri figli. Complimenti Orlandi, perché hai chiarito esattamente quelle che potevano essere idee strane che girano nella testa di molti. Contrariamente ad Orlandi, che parla in maniera schietta e chiara, forse parla pure troppo, il carissimo signor sindaco dice che dopo il 13/09/2010 nessuno si è rivolto a noi in maniera oltraggiosa, non hanno, anche Cardillo ha detto, non ha udito assolutamente lui non ha udito perché stava nella confusione del consiglio comunale, noi abbiamo udito attentamente perché abbiamo la registrazione degli interventi, quindi le frasi pronunziate quando noi stavamo abbandonando l'aula consiliare. Questo tipo di frasi da parte nostra sono qualcosa del passato, non c'entra più assolutamente con oggi. Ci siamo chiariti, c'è un bel comunicato stampa del sindaco che noi abbiamo accettato, anche se da questo punto di vista, anche se siamo una minoranza che cerca di non fare il bene del Paese, è una minoranza che accetta le scuse e non va più avanti di quello che dovrebbe normalmente fare. Quindi quando affermiamo in Consiglio Comunale determinate cose, caro sindaco, un po' di calma, ci sono state delle frasi, però come scappano a noi, scappano a te, scappano a tutti, l'importante è che dopo, quando ci incontriamo, siamo nuovamente amici, però è importante che si dica e non si dica che non sono scappate, l'importante è che si dica che noi, 2 mesi prima della vostra folgorazione per la convocazione del Consiglio Comunale, avevamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, guarda caso il giorno prima del 13 di settembre, il 12 settembre, voi avete improvvisamente compreso che la faccenda non era più di natura didattica ma era di natura politica, però ancora oggi in quest'aula consiliare io voglio capire, quando dici che i problemi sono altri, che abbiamo finalmente finito di risalire la china, che la depauperazione dell'ambiente scolastico castelfortese è colpa dell'ex direttore didattico, io voglio capire qual è la sua responsabilità, perché se gli 80 ragazzi che hanno abbandonato Castelforte e sono andati nel vicino comune di San Cosme e Damiano lo hanno fatto solo perché noi invece di avere un direttore didattico avevamo un mostro, io ti dico non mettere solo l'avvocato Nigro ma mettene altri 5. Però questo lo dovete chiarire, dovete parlare a voce molto alta come ha fatto Orlandi, perché se volete giocare con un mazzo di carte dove ci stanno 2 settenari a scopa, non si può fare, le carte vengono 41 e non ci trovate assolutamente d'accordo, allora parliamoci molto chiaramente, rispettate quelli che sono i nostri diritti e noi rispettiamo anche quelli che sono i vostri diritti, perché se ci dovete passare come un bulldozer addosso dicendo il Consiglio non si fa fino al 12 e il 13 lo convocate, voi avete capito male. Sindaco, i signori che hanno abbandonato, Vittorio l'ha chiamata la moglie e Mario Di Bello, spero che ritorni perché ha detto che sarebbe ritornato per averlo accompagnato, stava con la macchina con Vittorio, però resto io qui, indipendentemente dalla situazione, io voglio capire, a me non mi interessa di tutto quello che tu metti, problemi, non problemi, attività, non attività, perché alla fine se il problema è didattico, e l'ho spiegato pure prima, non ci interessa assolutamente nulla, ma se il problema è politico, come sei stato coinvolto tu, è coinvolto anche Emilio Testa, perché Emilio Testa è stato candidato come te e rappresenta 1440 voti, non ne rappresenta 1800, quindi ho anch'io degli elettori che stanno all'interno della scuola, anch'io voglio capire, però mi sembra che in questo Consiglio Comunale, solo perché abbiamo richiesto noi la convocazione, finalmente si possa parlare dell'argomento. La serenità tra i rapporti è mancata, è perché è un discorso politico questo, cioè io non capisco se la serenità
tra i rapporti genitori-scuola è mancata, questo hai detto tu, tutto intorno a questo mondo, a quel mondo, è la causa migratoria degli studenti andati via nei comuni vicini. Allora il danno non è banale, il danno è gravissimo, però ci dovete pure spiegare in maniera molto chiara perché invece di combattere all'interno della scuola qualcuno, non so chi sia, abbia sollecitato genitori a trasferire ed avere in nulla osta nel vicino comune di San Cosma e Damiano. Per quale motivo? Quali sono le colpe di questo ex dirigente scolastico, visto che adesso c'è il nuovo Graziosetto? Le dovete dire in maniera chiara, perché solo in questo modo toglierete dalla nostra testa i dubbi che ci sia qualche volontà. L'ha detto Orlandi, Orlandi è un problema, l'ha chiarito, è un problema mio personale, non avrebbe neppure ragioni di dirlo in questo Consiglio Comunale, perché è il problema del genitore Orlandi e non ha bisogno di esprimerlo come consigliere Orlandi. Io mi meravigliavo, l'avrei invitato, che questo è un problema che in 3-6 oggi sei come consigliere del Comune di Castelforte, perché non dobbiamo sovrapporre le due figure. L'ho detto, lui l'ha detto, mi fa piacere perché ha parlato in maniera molto spassionata, ha detto quello che pensavo. Però tu sindaco, te la prendi con la minoranza, impedisci i consigli, dici che non vogliamo il bene del paese, dici che abbandonano la seduta, Ciorra e Di Bello, scusami, che sta arrivando proprio in questo momento, quindi ha mantenuto la parola, è qui per confrontarsi con voi senza alcun problema, ha forse esagerato, come diceva Cardillo, ha alterato i termini della questione, noi da stupidi siete passati voi, va bene, è un errore, forse controllerà bene quello scritto, però il discorso di fondo resta solo e soltanto uno. Noi stiamo combattendo questa battaglia, ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato, presenza in una causa al Tribunale. La minoranza ancora non capisce le motivazioni politiche per cui il Consiglio Comunale di Castelforte deve combattere questa battaglia. Se tu mi dici gli 80 ragazzi li ha costretti il direttore didattico, hai perfettamente ragione. Allora da fateci leggere pure queste carte delle denunce che fate nei confronti del suo dirigente. Cioè qua non si può riunire una commissione, non si può riunire un consiglio, noi dovremmo semplicemente dire quando leggiamo sui giornali, ok, il sindaco ha dichiarato quando segue, ci crediamo completamente per un atto di fede. Grazie, ho terminato. Io, solo una breve replica per carità. Io penso che in questo Consiglio Comunale se si, è detto pure, si sia detto pure troppo, no, non sto di una cosa, io già l'avevo detto, non si doveva fare, secondo me tu l'hai. Perfetto, stiamo qua, quello che è stato detto da questi banchi sia stato pure troppo, cioè è esaustivo più di quanto non si possa immaginare e pensare. E la colpa sarebbe quindi la se tu non lo riesci a capire nutro, non ci puoi fare niente, siamo stupidi, no, nutro seri dubbi, caro Emilio Tecchi, non solo, ma volevo precisarti il concetto, oltre a quello che è stato già detto, sarebbe molto altro da dire, però se mi fermate un attimo, forse sette, oltre a quanto è stato detto ci sarebbe molto altro da dire dagli ordini competenti e che stendiamo un velo pietoso, però ti volevo precisare il concetto della mancata serenità. Questo qua è un concetto importantissimo che pensavo di essere uno stato chiaro, ma forse non abbastanza. Concetto importantissimo che è stato alla base della migrazione di questi studenti nei comuni vicinori, ma non lo dico solo io che sono addetti ai lavori per quanto di competenza come sindaco, ma lo dice pure, lo dicono pure gli insegnanti in un comunicato stampa, gli insegnanti in un comunicato stampa ben preciso, che cosa dicono? Solo un sunto, tre righe. Nessuna di noi è rimasta meravigliata dalla presenza del sindaco Gian Piero Forte quando stavo nell'orientamento scolastico per le preiscrizioni, stiamo parlando, no? Del sindaco Gian Piero Forte, anzi lo attendavamo perché facesse da portavoce affinché i genitori di Castelforte di Suglio iscrivessero i loro figli nei rispettivi plessi di appartenenza e perché comunicasse alle famiglie che nella nostra scuola si è ristabilito un clima di serenità che in passato si era perduto. Testuali, no, di Gian Piero. Che so politico, dovrei essere politico e non sto facendo politica, perché se devo fare politica fa cose diverse. Okay? No, non mi fa essere più esplicito, pensavo che penso di essere stato chiaro, poi ci pensi che è quello che ho potuto dire. Non l'ho detto io, l'hanno detto il personale, i professori, gli insegnanti. Te lo rileggo sto passaggio. Si è ristabilito un clima di serenità che in passato si era perduto. Non solo.
A nostro avviso si è rilevato anche da parte dei genitori un'accoglienza positiva alla presenza del sindaco del paese di Cazzosette, che dal giorno del suo arrivo a Castelforte ha instaurato un rapporto aperto e proficuo fra la scuola e le famiglie nell'interesse degli alunni, dichiarandosi disposti a collaborare e a colloquiare perché i bambini vivono un'esperienza positiva e serena e abbiano il meglio per quanto riguarda l'aspetto didattico. Non abbiamo quindi notato nei genitori lamentele e costernazioni e ancora stimiamo l'operato del paese di Cazzosette, nel quale lavoriamo in un clima di serenità e in piena collaborazione, che ha ridato quella fiducia, ha ridato.